questo gioco fa capire chi entra nel penale, di come capire a passare alla giustizia, andare da un magistrato all'altro. E questo è il gioco che ti fa insegnare a non rifare lo stesso sbaglio. A 12 anni ho cominciato a andare con questi ragazzi, per dirti la verità, pure rubare le macchine, guidarle. Poi da lì è nato di scassinare macchinette del caffè, videopoker, per prendere soldi, avere per divertirti, vedendo questo, dicendo questo non mi annoierebbe mai. Da parte della scuola che vai sempre lì, stai chiuso 3-4 ore a scrivere, a studiare, quello mi annoiava e io invece preferivo il divertimento dei danni che a quello. Diciamo che è un gioco che è una specie come si chiama quel gioco? Quello dell'oca con i dadi. È soltanto che al posto dell'oca ci stanno le varie tappe della vita. E una di queste tappe alla fine ti porta ad essere arrestata. Io, dopo i 14 anni, ho avuto 3 condanne per piccoli reati, non sono reati molto gravi, che poi io, insieme alla mia avvocatessa, insieme all'assistente sociale, abbiamo chiesto a questi giudici di avere la messa alla prova. E grazie a questi giudici che mi hanno dato la fiducia, io ho chiesto la messa alla prova e l'ho finita, l'ho rispettata e l'ho finita, e questi reati dovranno, credo, essere cancellati. Ho fatto la richiesta per la cittadinanza italiana e l'ho ottenuta. Da domani comincio ad essere italiana a tutti gli effetti. Questo che ci hanno beccato per la prima volta, a me non mi hanno fatto niente, mi avevano lasciato senza niente. No. Poi le altre volte, quando ero più grande, ci legavano pure le mani con le manette, stringevano forte con un manganello e io li controbattevo dicendo parolacce e cose varie del genere. Non solo ai poliziotti, a qualsiasi tizio normale che mi viene e mi dice figlio di puttana, mortacci tua. Per me è un'offesa, io mi incazzo, vado lì e lo meno. Così sono cresciuto, anche perché mia madre e mio padre mi cercavano sempre di darmi educazione, però io, frequentando ragazzi, gruppi diversi che usano la violenza, fanno casini, a me non me ne fregava cosa diceva mia madre e mio padre, facevo di testa mia. Quando tu vivi all'interno di un campo nomadi, diciamo, anche l'ambiente in cui vivi è quello che ti spinge a fare, diciamo, dei piccoli, anche se i tuoi genitori non lo vogliono, oppure anche se tu non lo vuoi, è anche l'ambiente che ti, diciamo, ti spinge a farlo. Non è come vivere all'interno di una casa, cioè tu vivendo in una casa è normale che non ti spinge alla delinquenza, ma ti spinge più al lavoro, alla scuola, alle cose come ogni cittadino, cioè come ogni persona umana fa. La giustizia è che la giustizia non è proprio giustizia. A volte anche perché i poliziotti ti fanno qualcosa che non hai mai commesso. Mi ha visto per la strada che ero un zingaro, mi ha fermato, hai visto una macchina sfasciata, la colpa data a me. Per me non funziona bene la giustizia. Quando mi hanno arrestato, successo 3 anni fa, quando mi hanno arrestato stavo io e un'amica mia, sempre per un reato, ci hanno chiesto quanti anni ci avete, noi abbiamo dato la vera età che avevamo, il vero nome, il vero cognome, abbiamo dato tutto vero, non abbiamo dato niente di falso. E loro hanno detto, ma ce li avete i documenti appresso? Noi abbiamo detto di non averceli appresso. Allora hanno detto, vi portiamo dal medico. Il medico ci ha fatto tipo una foto all'osso, no? Della mano, e da questo polso decidevano l'età che c'avamo, e i medici hanno detto c'hanno 18 anni. Io stavo ridendo perché ci portano in carcere dei grandi, ma che stanno a scherzare, cioè non è vero, no? Stavamo a ridere io e lei, perché non ci credevamo, cioè non ci credevamo, cioè come fai a credere che ti portano in carcere dei grandi? Invece in realtà ci hanno portato in carcere dei grandi. Può
poi incontri le persone giuste che ti spiegano, che ti danno conforto, ti credono, ti aiutano, ti maltrattano, ti fanno cose del genere. Come adesso che mi aiutano non faccio più cazzate, non faccio più danni da parecchio tempo. No, ci mette impegno, aiutarmi, mi fa divertire anche se non faccio danni. Mi diverto. Puoi cambiare sempre strada, mica sempre la stessa. Sei più 4, 10. Stavo a... ti hanno beccato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Udienza di convalida. C'è un mandato di cattura a tuo carico e tu non lo sai. Vai al carcere. Bello. E stai fermo un turno. Che sfiga.